Fan dei videogiochi, ma anche gruppi di videogiochi, bentornati a Videogiochismi, puntata speciale a sorpresa in occasione di San Valentino. A dicembre ci siamo divertiti molto con tutta una serie di picchiaduro per Natale, ne abbiamo fatto tutto un calendario dell'avvento pieno di giochi dove ci si mena le mani, e poi mi sono preso un po' di pausa. Adesso giustamente, visto che oggi è San Valentino ed una festa a tante persone in visa, perché diciamoci la verità, questi signori dei Baci Perugina hanno creato una bellissima festa dove le coppie sono tutte prese dal mega stress di oddio, devo ricordarmi che è San Valentino, devo prendere i cioccolatini, devo prenotare il ristorante che costa 10 volte tanto, e tanti lo vivono come uno stress. Invece i single gli viene ricordato brutalmente da tutti, dai app, da Telegram, dai fornitori di cose per ufficio, da qualunque, che San Valentino e che loro sono soli come cani. Quindi in realtà questa festa fa schifo a tutti e non si sa perché la si fa, ma va bene. Dicevamo, comunque siamo in atmosfera romantica, non possiamo presentare un gioco che sia violento. Quindi festeggiamo l'amore, almeno quello virtuale, con un gioco umoristico che vi consolerà nel caso siate soli o vi divertirà nel caso siate in coppia. Allora, come potete vedere dal layout, ho pensato di prendere un bellissimo gioco per la grandissima console portatile da Nintendo, il Nintendo DS. Questa meravigliosa che qui vedete nella versione Lite, quella uscita un po' dopo, un po' più carina. Questa console della Nintendo, secondo me, è stata una delle sue migliori negli ultimi anni. Perché è una console portatile come il Game Boy, ma il fatto di avere il doppio schermo, aveva un microfono, aveva il touchscreen, infatti col pennino, cioè ci sono usciti dei giochi incredibili, perché non c'era ancora questa smania di fare il triplo AAA, il titolo Mega Super, che deve vendere a tutti i costi, quindi c'era ancora questo sperimentalismo, soprattutto dal punto di vista dei giapponesi. E quindi uscivano giochi completamente folli. Adesso con Nintendo Switch, Nintendo vende tantissimo, ma una console comunque più tradizionale, perché ci sono quanti giochi sfruttano il touchscreen della Switch? È quasi una console tradizionale. Invece questo c'erano dei giochi completamente folli. E adesso mi mostrerò un gioco dedicato all'amore, ma all'amore stile giapponese, quindi completamente pazzo, che è uscito nel 2004, quindi nei primi anni di vita del Nintendo DS, ed è forse stato ingiustamente dimenticato, nonostante fosse fatto da Sega, dal Sonic Team, quindi dal team principale di Sega. E signori, io vi presento Project Rab. Via con la sigla. Bentornati. Allora, dicevamo, oggi giocheremo a Project Rab, qui potete vedere sul mio Nintendo 3DS, che lo gioco qui su Nintendo 3DS perché è più comodo, tanto è compatibile con i giochi del DS, è più comodo per il fatto che ha gli schermi più grandi e soprattutto non trovo più il maledetto caricabatterie del Nintendo DS, perché grazie a Dio oggi di tutte le varie console, le varie cose hanno gli attacchi USB unici. Una volta c'erano 50.000 caricabatterie diversi e dissemini ovviamente per la casa, quindi ci adatteremo a usare Nintendo 3DS. E bene, parlavamo di Project Rab. Project Rab esce nel 2004 per Nintendo DS e vuole un po' mostrare i muscoli della macchina, perché sfrutta il touchscreen, sfrutta il microfono. È una raccolta di minigiochi tenuti insieme da una trama demente giapponese. Project Rab è il nome europeo, perché in realtà il gioco esce per prima cosa in America col nome di Field Magic XYXX, che giustamente gli europei hanno detto: ragazzi, ma sto nome fa cagare, e allora lo chiamiamo Project Rab, cioè progetto grattamento, insomma, massaggio, come lo volete chiamare.
Quando il gioco esce finalmente in Giappone, anche lì si fa un nome completamente diverso per non fare abbastanza casino e si chiama, lo devo leggere perché ovviamente non lo so a memoria, Kimi no Tameru Nara Shineru, che è una cosa bellissima, tipo, se per te io posso morire. Questo gioco, questa romanticheria fantastica giapponese, poi un gioco che è Jackass dell'amore, perché veramente le situazioni in cui il protagonista di questo gioco si infila sono dementi. La trama cos'è? Questo c'è un tipo che è praticamente un rider di Just Eat, perché è vestito come un rider di Just Eat, si innamora di una tizia, cerca di conquistarla, viene aiutato e ha una sfiga fantoziana perché gli succede di tutto, viene aiutato da questo gruppo di gente con le orecchie da coniglio che si chiama i Rabrabbits, e deve praticamente stare attento a un rivale che cerca di fregargli la ragazza, è tutto un casino, insomma. Gioco pieno di fanservice, ma senza nudi, senza niente, perché è tutto fatto in modalità stilizzata, ma bando alle ciance, a sto punto ve lo metto a tutto schermo. Allora, vediamo così, così, tac, tac, e facciamolo. Tac, partire. Vediamo. Dove catturare. Non simulate le prese delle situazioni di questo gioco, mi raccomando, attenti, perché effettivamente sono robe che vi arresterebbero subito se lo faceste nella vita reale. Quindi facciamo così, perché ecco, si è armato lo scatto dello schermo, questa musichetta meravigliosa che si vede così male. Ecco qua. Un attimo il bello della differita, ma non taglierò questo pezzo perché è inutile rifare. Questa è la ragazza che dovete conquistare. Queste mi dice le musichette. Tarararararara, Project Lab. Qui avete le varie opzioni. Quindi, infatti, mettere il gioco in italiano. Vedete, ti amo, I love you, je t'aime, ich liebe dich. La lingua romantica che è il tedesco. Qui avete l'opzione memoria, che è maniaco, maniaco. Sembra, non è quello che pensate. L'opzione maniaco serve per far vestire la ragazza del gioco nella moda come volete voi. Giocando vincete dei soldi con cui potete comprarvi i vestiti per la ragazza. Questo serve assolutamente a niente, infatti si chiama maniaco. La modalità storia, adesso facciamola partire. Giochiamo. La modalità memoria è quando, man mano che giocate a modalità storia, sbloccate i minigiochi, potete rigiocarli da soli in modalità più difficile, per allenarvi, insomma. Tipo vede la ragazza che cammina in super minigonna, perché evidentemente è estate, questo momento toccante. Qui sotto, nel schermo sotto, vedete i rabbits che vengono e dicono dobbiamo aiutarlo. Subito comincia una scena di non senso assoluto, cioè gli danno la vasca con i pesci rossi, probabilmente per fare un omaggio a lei, non si sa che succede, ma comincia la sfiga fantoziana. Siamo il gruppo delle super prestazioni. Ci aiuterai con le nostre prestazioni? Prestazioni proprio, cioè, anche la traduzione italiana ci mette nel suo per essere equivoca. Un pesce rosso. Qui vedete un tizio che corre, sbatte e incredibilmente ingoia i pesci rossi. E voi dovete aiutarlo a sputare i pesci rossi e a non morire, a non far morire i pesci. Dovete strusciare il pancino in modo che vomiti i pesci. Questo è un momento molto, veramente, veramente molto garante, molto di buon gusto, molto fine. Come ad esempio il pennino, dovete, i pesci tendono ad andare verso il basso e essere digeriti, dicendo sì o no, voi dovete forza, vai vai vai. Il gioco comincia molto facile, no? Avete 3 vite, insomma, se sbagliate dopo diventa pesante, soprattutto se rigiocate nella modalità comune, i minigiochi diventano molto molto più. L'uomo che vomita pesci, comincia a diventare più complicato perché arriva il flusso gastrico qua e pesci, no, non cadere pesce, vai su, maledetto pesce, vai su, ho detto. Non è facile, sembra facile, ma è. Me è da guardare lo schermo di OBS dove sto streamando e si guardare lo schermo di OBS, faccio un casino, ma mi scuserete se ogni tanto fai qualcosa.
Bene, è andata, il primo minigioco è andato, un minigioco un po' tutorial. Allora, qui vedete il vostro rivale, questo uomo diversamente magro, che sarà, vedrà del filo da torcere più avanti perché vorrà a tutti i costi conquistare. Per poterla rivedere, decidi di diventare membro del gruppo delle super prestazioni chiamato Rub Rabbits. Potete scegliere tra tre, il secondo stage potete scegliere tra tre minigiochi. Perché tre? Perché ognuno vi dà un tot di punti, facciamo il primo paracadute, in cui dovete riempire l'indicatore a cuore. Quando l'avete riempito tutto, passate al stage successivo, andate avanti con la storia. Qui sono i tipi, per impressionare la tipa si buttano col paracadute, avete dei numerini vicino al tipo, dovete digitare il numero su questa specie di calcolatrice e premere Enter prima che cadano a terra e si schiantino al suolo morendo, mentre riuscire a pagare il paracadute. Anche questo sembra facile, ma in realtà non è facilissimo. 54, tac, 88, tac, guarda, un altro faccio più, 79, quello più grande, tac, yeah, livello 2, 62, tac, 93, tac, 92, tac, 23, tac. Livello 3, 3, 4, 3, tac, 4, 4, 9, tac, 7, 5, 5, tac, 121, 4, 8, 7. Fatica, fatica, fatica vera. Dovrebbe essere Superman qua. Pa, 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 pa. Tempo di relax, sì, avete questi momenti molto intermission che sono praticamente 893, 89392, che mi distraggo. Quindi 962, tac, 874, tac, ah, ho perso uno. Dovete perdere subito una vita. Livello 4, 6, 5, 8, tac, 4, 7, 3, 8, tac, 90, 4, 8, 4, 3, tac, 8, 5, 7, 4, tac, 7, 8, 8, 6, non cadermi, qua 5, 8, 5, 3, 4, 6, perché sono maledetti infami, prendi, è andato anche questo. Completato. Vedete, si riempie l'indicatore. Mi sa un giochino in memoria. Queste musichette molto giappo. Andato? Ho capito, salgo in memoria, va bene. Cadute, candela è divertentissima. Arriva la terrificante candela dallo spazio profondo. Cioè, avete capito anche la trama, che quanto è demenziale questo gioco. Cioè, veramente fa molto ridere. Tutto ideale per rilassarsi. Qui dovete usare il microfono. Dovete, perché potete sia strusciare sui tizi per farli soffiare singolarmente, se soffiate nel microfono. Il tipo soffiano tutti ed è più facile, anche se si stancano più facilmente. È decisamente meglio. Abbiamo due candele, dovete arrivare che arrivino fino in fondo. Però dopo si stancano, no? Cioè, quando si stancano non fanno niente, è rischioso. Io sono dimenticato di togliere i copri para cose di gattini, ma va bene, i gattini fanno follower, quindi vive i gattini. Ho perso il touchscreen, tempo di relax. Questi momenti con questa musichetta molto film softcore, scollacciati di Alvaro Vitali.
Certo. Pistrello. Dai. E dai, riprenditi, vai, 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 vai. Scusate un po' lì, naso chiuso. Ho fatto un mese di influenza, una roba allucinante. Sto ancora ripigliando. Candela è stata, eh? No, non so, è tanto il paracadute per sbaglio. E potete ripetervi se ad esempio avete una serie di 4 minigiochi che non riuscite a fare, ne fate 2. Ovviamente se li fate tutti è meglio. Qui è proprio puntata di Jackass in tutto e per tutto, perché se guardate si buttano con i carrelli della spesa per una strada, è pieno di punte, ma dovete liberarvi, liberarle strofinando le via. Questo è più difficile di quello che sembra. Da di qua, da di centro, passato, perso. Sono stato abbastanza. Rischio, rischio. Che rischio. La Fennec, qua abbiamo la Fennec giapponese. Sono lì fungato, ultimo schema che è più casino di tutti. Vita. E infatti, come potete vedere, se fallite l'indicatore cala, quindi potreste dover essere costretti a rifare gli stessi minigiochi più volte. Adesso io non vi farò, non li faccio, ma con la magia, visto che stiamo registrando, siamo in differita a sto punto, salto così da guardare lo stesso minigioco. Ci vediamo dopo. Adesso torniamo su livello 5, no, senza una vita, quindi potrei, sono con una sola vita, quindi potrei fallire facilmente, ma proviamo. 2, via 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 di qua, via di lì, 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 via di lì. E gran finale! Yeah! Sai cosa hanno i giapponesi tanto con i conigli? Ah, è vero, sì, avendo fallito devo fare di nuovo ancora un ulteriore minigioco per andare avanti, ve lo salto anche questo. Eccoci qua, completato l'ultimo minigioco, che non aveva senso che vi rimostro uno che avete già visto, e si va avanti con la storia. Siete stati accolti nelle vie, siete fatti notare dalla ragazza, ma improvvisamente, una cosa che succede tutti i giorni, un gruppo di tori inferociti assaltano la vostra, quella che è la vostra amata, e voi dovete salvarla dai tori che cercano di mi ergo. Superman qua si erge a proteggere la ragazza, e arrivano 100 tori, dovete toccarli tutti giusto per sfondare il touchscreen e così comprare un uovo di esse, cercando di evitare di toccare le persone normali. Sembra facile, ma in realtà non lo è, anche perché potete sbagliare una sola volta. Ta 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 ta
togli qualche notte per lei. Ta, ta, ta. Adesso. No, devo farvelo vedere perché il boss. Ce la faccio, ragazzi. Tan 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 avete Last of Us, tutto molto bello, ma giochi folli come questo non mancano un po', cioè, stupidaggini, non dico che devono costare 50 euro, ah, va, toro, un rosso e più, ci vuole più tocchi, e anche bello ogni tanto una stupidata così, cioè, che poi non è, cioè, questi sono la modalità storia un po' più semplice, ma dopo nella modalità, andando avanti, diventa però tosto, diventa, i minigiochi potete giocarli molto più difficili, cioè, una sfida, no? Un po' come delle vecchie serie giochi una volta, cioè non è un film interattivo, sono un'idea, hanno un'idea, qualcosa da dire, sono cose che ormai si trovano solo forse nel mondo indie e fa ancora un po' Nintendo, però meno, no? A me piace questo portare anche nel mio canale, questi giochi un po' dimenticati da Dio, però hanno avuto qualche uno spunto, una cosa brillante, una potenzialità. Ta-ta-ta! Guardalo un po'. Cavolo! Volevo mostrarvi il boss di questa roba. Allora, lo rifaccio, schippo tutta la parte finché non arrivo al boss. Ecco, sono tornato di nuovo a punto 5, devo fare cagate, 4, 3, 2, 1, adesso arriva il mega boss, il super toro, io adoro vedere la follia, e lì dovete toccare 99 volte, cioè responsabilizzato dalla Nintendo per sfondare lo scatto di Ufodice e comprare un Ufodice, ovviamente. Ah, 99 tocchi. Ammascito il toro. E avete salvato la ragazza. Il gioco potrebbe finire qui, invece no, è ben più lungo. Adesso avete solo conosciuto la ragazza, che è tutta sporca, poverina, perché tori l'hanno sporcata di polvere. E qui arrivo in scena d'amore, che è la scena inquietantissima, sembra una roba da, se dovete pulire la ragazza da testa, infatti lei giustamente ha paura. E qui in questo momento molto pecoreccio e veramente vagamente inquietante dovete strofinare la ragazza per pulirla. Notare che strofinando su punti tipo il viso e cose varie. Ah, si è spostata la telecamera, attenzione. Continuare a fare mentre metto la telecamera a posto. Dovete stare attenti perché se la toccate. Telecamera, aspettate che non riesco, che se dopo tengo così con la mano, se la, da questo gioco si può giocare anche con una mano sola, se state, dovete stare attenti perché se esagerate si arrabbia perché pensa che siate un maniaco, oppure le fate male, cioè è un po', non è, cioè ma ci sono,
sfruga, sfruga, sfruga il braccio, sfruga, sfruga, sfruga. Cioè, allora è l'incrostata che neanche se fosse andata nel fango, cioè. Ah, troppo, si è incazzata. Amica mia, ti sto pulendo che neanche. Sto facendo uno scrap letteralmente. Pulito. Cioè, questa la considero una scena d'amore, non vi dico le altre più avanti. Tutta pulita, grazie. Oh, kawaii. Onii-chan. Bon, abbiamo fatto anche questa. Potremmo anche vedere adesso qui la state conoscendo e questo tada, l'avete conosciuta e vi ha concesso di conoscere il suo nome e quindi conquista il suo cuore e cominciano altri minigiochi per. Ma direi che possiamo anche terminare qua. Allora, avete visto, aspettate che cerco di mettere a posto sto benedetta telecamera, abbiamo visto Project Rab, titolo veramente scemo del Nintendo DS, ma penso che sia un titolo ottimo per omaggiare San Valentino in tema retro gaming. Spero che vi sia divertito, vi ho mostrato anche forse fin troppo, ma il gioco dura abbastanza, quindi se lo recuperate. Ormai un guardate, allora adesso guardate che sto usando un Nintendo 3DS, ma un Nintendo DS classico trovate nei mercatini a 20 euro, veramente 20 euro. E anche i giochi li potete recuperare, trovate anche delle schedine con cui, in cui riuscite, adesso non voglio incitare la pirateria, ma se non trovate i giochi da NES, trovate anche delle schedine per procurabilmente avere copie di backup e giocarli. Io vi consiglio perché mentre una console potete emularla su PC, una console normale e col joypad avere un'esperienza simile, questo qua con i touchscreen, forse sul telefono potete ottenere un'esperienza simile, ma erano giochi studiati per questo sistema e secondo me vanno provati su questo sistema. Sono uscite delle vere perle per Nintendo DS, vi consiglio, recuperatevi questa console che spero che Nintendo non abbandoni del tutto l'idea, perché appunto una volta adesso è uscita Switch e hanno abbandonato il 3DS ed è un gran peccato. Speriamo che mamma Nintendo torni con cose divertenti come questa. Vi riauguro nuovamente buon San Valentino a tutti voi accoppiati, auguro buon San Faustino a tutti domani, a tutti quelli che non sono accoppiati, in generale auguro a tutti quanti di stare sereni con loro stessi come sono, che siano accoppiati o meno, l'importante è star bene e non rosicare, ragazzi non rosicate se non avete la fidanzata o il fidanzato, lo troverete, se non lo troverete pazienza, cioè la vita è fatta di tante cose, quindi siate sereni, tornate a vedermi nelle prossime puntate, che troverò sicuramente qualcosa di interessante da farvi vedere. Ciao a tutti, alla prossima e viva la siga! Va bene, questa era stupida. Ciao a tutti, ciao, alla prossima.